Macron, prima uscita con Hollande, vola dalla Merkel. Migranti, altre 113 vittime in un naufragio. Medici e bustarelle, 19 arresti. Prima uscita pubblica per Emmanuel Macron, presidente eletto al fianco di François Hollande, presidente uscente all'Arco di Trionfo per l'omaggio al milite ignoto nel 72esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale. A Berlino invece l'incontro con Angela Merkel, prima visita all'estero per il neo presidente francese. Dopo gli 80 migranti morti ieri nel Mediterraneo, un altro naufragio con almeno 113 morti fa salire a 200 il numero delle vittime dell'ennesima tragedia del mare. Ne dà notizia l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. La Procura ragusana ha aperto un'inchiesta. Medici, farmaci e bustarelle. A Parma i carabinieri ed Enassa hanno arrestato 19 persone tra dirigenti medici e imprenditori del settore. 75 le persone indagate, 17 le aziende coinvolte in attività illecite. Sequestrate due società e circa 500.000 euro frutto della corruzione. Vigili del fuoco ancora al lavoro in operazioni di spegnimento e bonifica dopo il maxi incendio divampato 3 giorni fa a Pomezia all'azienda Eco X sulla Pontina vicino Roma. Oggi e domani tutte le scuole resteranno chiuse in via precauzionale. Vietata la raccolta di ortaggi e di pascolo degli animali nel territorio comunale in un raggio di 5 km dal luogo dell'incendio. Sarebbe stata identificata la madre della neonata abbandonata in un sacchetto a Trieste e poi morta in ospedale. Si tratterebbe di una sedicenne del posto. Sul caso, nel massimo riserbo, stanno indagando gli agenti della squadra mobile. E per questa edizione è tutto. Grazie per essere stati con noi e arrivederci ancora una volta dalla redazione web.